Benvenuti alla puntata numero 178 di You Leader. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Benvenuti alla puntata numero 178 di You Leader. Il giusto mindset per costruire il tuo impero. Buongiorno, benvenuti, buon mercoledì 22 settembre 2021, grazie di essere qui, di aver scelto anche oggi You Leader per cominciare la vostra giornata che dovrà trasformarsi inesorabilmente in un capolavoro. Buongiorno a tutti voi, vediamo un po' chi è il dito più rapido del West, la persona più rapida nel premere il pulsantino per lasciare la propria traccia, il proprio commento. Paola Pucci, sei tu la prima oggi, buongiorno, come del resto accade tante volte. Buongiorno Paola. Giulia Filotto, soltanto seconda, buongiornissimo, live da Arzignano. Cinzia, buongiorno a te. Vittoria, good morning. Natasha, buongiorno da Torino per Natasha Girardi, ancora complimenti per la tua splendida live di ieri. Monica Visentin, nonna Tecno, da Roveredo in Piano, buongiorno. Buongiorno Anna, good morning. Francesca, buongiorno da Roma. Ci stiamo caricando, preparando, perché stiamo per abbracciarci, stringerci e vivere delle emozioni fantastiche tra 3 o 4 settimane a Roma. Buongiorno da Vigevano per Marica. Rosy, buongiorno a te. Bentrovata, benvenuta. Paola, good morning. Daniela, buongiorno da Porto Torres. Antonietta da Fiume Freddo, Bruzio. Alexia da Pordenone, buongiorno a te. Nancy dalla Sicilia. Alfredo, amico, live da Taranto. Ormai non ci vediamo da troppi giorni, Alfredo. Diana, buongiorno da Sarno. Giulia Cavallo, live da Manduria, fantastico. Galina, ciao, che bello rivederti. Sonia, buongiorno da Gazzo Veronese. Diciamo come stanno le cose. Francesca, buongiorno da Roma. La tua tartaruga sta splendidamente bene. Non l'ho vista perché sicuramente è già rifugiata nel suo letargo, però le ho dato ciò di che le compete. Good morning Roberta da Venezia. Ah no, scusa, eh sì,
perché stava parlando in inglese, considerato il trionfo ieri di You Leader English Class, di cui parleremo. Raffaella, buongiorno a te. Nadia, buongiorno da Torino. Giovanna, live da Berna, buongiorno, ottima Giovanna, buongiorno, bellissima Anna da Mesagne, Paola che tagga la sua Francesca, la sua Yolanda, Valentina, buongiorno a te, Galina da Brno, Angelica, buongiorno da Treviso. Oggi pomeriggio io e Angelica saremo protagonisti di You Leader Romania, alle 16.45, ma ve ne parlerò. Clelia, buongiorno da Pordenone, Barbara, buongiorno a te. Live da Benevento, che non è, come vedo, un luogo di streghe, ma anzi, Giuseppe, buongiorno a te, ben trovato, un piacere avere anche degli uomini qui. Claudia da Squinzano, buongiorno Raffa, buona energia da Castelfranco, provincia di Modena, Castelfranco Emilia. Yolanda, buongiorno a te. Giorgia, buongiorno da Cairo Montenotte Conci, buongiorno. Irene, ciao. Natascia da Livorno, Giulia da Tenerife. Simona, buongiorno dal lavoro. Paola, Natascia, grazie, grazie a te. Buongiorno da Londra per la nostra Antonietta. London's calling. Is My Life è diventata la colonna sonora delle mie giornate da quando l'ho sentita nelle tue live. Avrei voluto scriverla io, ma l'ha scritto un tale Bon Jovi. Dicono che sia bravino. Angela, buongiorno a te. Good morning, Alessia. Good morning, how are you? No, non è qui, forse nell'altra stanza. Buongiorno da Vigasio, ciao Rita. Giulia Savone da Valmontone, un bacio e un abbraccio. Ah, ci sei? A Leonardo anche, che hai maltrattato ieri, come giusto che le mogli facciano con i mariti. Buongiorno, Federica da Crispiano. Giada, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday della mamma di Angelica, happy birthday to you, auguri Giada. Sonia da Gazzo. Anna Lucia, buongiorno a te, bellissima questa foto con questo blu assolutamente in sintonia. Siamo viola oggi. Da Cisternino Maria, buongiorno a te, l'altra Maria, mi sono apparse le Marie da Cinisello Balsamo, finalmente live, non più in replay. Corina, buongiorno a te, good morning everybody. Io ho la tua tazza, quella regalata nel nostro incontro ad Arzignano, se la ride Giulia, auguri ancora. Patrizia, buongiorno da Livorno e anche a Dan, ciao, ottimo Dan da Brescia. Molto bene, benvenuti alla puntata numero 178. Oggi parleremo di un concetto che vi aiuterà molto, moltissimo, soprattutto per chi, come noi in questo periodo, sta vivendo una serie di incentivi aziendali, quindi è il momento per massimizzare i propri risultati. Ne parleremo soltanto tra un attimo, poi vi lancerò i prossimi appuntamenti di You Lead e poi lancerò un contest per partecipare gratuitamente ad un interessantissimo corso online. Tutto questo solo e soltanto fra pochi secondi. Eccoci qui, puntata numero 178 di You Leader. Molto rapidamente i prossimi appuntamenti. Oggi pomeriggio alle 16.45 You Leader Romania con il sottoscritto, Angelica per questo turno, che tradurrà quelle poche frasi mindset che vi racconterò oggi pomeriggio. Lo farà in rumeno, per cui chi vorrà interagire quasi esclusivamente in lingua rumena potrà farlo tranquillamente, perché abbiamo chi madrelingua ci aiuterà, ma soprattutto faremo mindset insieme. Oggi You Leader Romania, domani pomeriggio, quindi ogni martedì ed ogni giovedì You Leader English, English Class, mindset, che è una grande opportunità anche per rispolverare il nostro inglese. State capendo giorno dopo giorno quanto è importante, quindi
oggi You Leader Romania, domani You Leader English, poi a seguire vi aggiornerò perché abbiamo in cantiere, e lo faremo prestissimo, You Leader Espanol, You Leader Deutsch e You Leader Arabian, quindi appuntamenti mindset in tutte le lingue, le maggiori lingue, quelle più parlate. Ci stiamo attrezzando per il cinese, un po' alla volta arriveremo anche a quello. Condividete la live di oggi, condividetela, perché tra un po' vi lancerò un contest. Potrà partecipare al contest innanzitutto chi condivide la live di oggi, che vi darà la possibilità di partecipare ad un corso gratuito di 3 lezioni snelle snelle ma pesanti in quanto ad argomento, su network e comunicazione, imparare a comunicare partendo da zero, imparare a arrivare alle persone, imparare a parlare, imparare a lasciare una traccia, scrivere poche parole che vadano a colpire l'immaginario delle persone. Un corso su network e comunicazione, vedremo chi saranno quelle 10, massimo 15 persone che potranno prenderne parte, ve lo svelerò tra un po', ma intanto il primo requisito è condividere la live di oggi, ma poi vi dirò tutto nel dettaglio. La parte immobile, questo è il titolo della puntata di oggi. Prendete carta e penna se ne avete la possibilità e scrivetevi alcune delle frasine che oggi vi lancerò, perché in ognuno di noi, in ognuna di voi, c'è, se guardate bene, una parte paralizzata. C'è una parte dinamica, una parte che si muove, che dà segni di vita, e poi c'è una parte paralizzata, una parte immobile, quella parte che vorresti tagliare, che vorresti sfrondare, che vorresti persino eliminare da te, ma c'è qualcosa all'interno di ognuno di noi che rimane fisso lì, immobile, nonostante tu voglia rimuoverlo, spostarlo, modificarlo, ma rimane immobile. Quella sensazione di avere un blocco, quella sensazione di essere bloccata in qualcosa. Chi di voi ha questa sensazione? Vi va di condividerlo nei commenti? Ce l'hai oggi, o magari nel tuo recente passato, la sensazione di essere bloccata? Che sensazione hai? In cosa? Perché sei bloccata, in qualunque cosa sia? Io declino sempre al femminile, non me ne vorrà Dan e gli altri uomini, ma proprio per questioni di statistiche. Quella sensazione di essere bloccata, la riconoscete? Vi sentite? L'avete avuta? Siete figlie e figli di quella sensazione di essere bloccata? Allora, intanto raccogliamo un po' di saluti ancora. Buongiorno Ileana da Napoli, auguri Giada, buongiorno da Brescia, Marilena, buongiorno famiglia Tempesta dalla mia supercar, Romania e Italia insieme, buongiorno, buongiorno live da Piovene, e vai Romania. No, vabbè, che figata, dice Anna, riferita al corso online network e comunicazione che metteremo in palio, che è gratuito per 10-15 persone, vi spiegherò come. Ciao Laura, buongiorno, eccomi da Follina per Silvia, Valentina, quella parte che spesso prende il sopravvento. Ce l'avete? Una parte bloccata. Avete la sensazione del blocco? Ciao Barbara, Marica dice io, Anna dice l'ho avuta, certo. E come se non ce l'ho, dice la festeggiata di oggi. Hai ragione, ogni tanto mi faccio questa domanda. Perché sono così solare e dinamica e poi mi spengo? Natasha, io avevo questa sensazione. Sonia, sensazione recentissima, eppure qualcosa si muove, perché poi ti stanchi e ne devi uscire per forza. Laura dice, sì, l'ho avuta. E ora quasi superato quella fase, dice Natasha. Ho avuto questa sensazione, Federica. Auguri, auguri, auguri. Spettacolo questo corso, dice Maria. Ho tante idee nella testa, ma non riesco a organizzare e finisco per non fare nulla. Io ho questa sensazione di essere bloccata. Nella mia testa si creano continuamente progetti, ma poi sfumano. Sì, una sensazione che ho provato anche di recente, dice Deborah. Sto guidando, non riesco tanto a rispondervi. Sì, certo, è capitato anche a me. Guida, non preoccuparti, guarda avanti, cintura.
avrai modo di replicare anche in replay, per appunto. È fastidiosa quella sensazione di essere bloccata, dice Silvia, anche se inconscia ce l'ho avuta. Sì, mi capita, dice Vittoria. Buongiorno Paola. Sì, come no, dice Manuela. Giulia, ho avuto questa sensazione, non ho capito che era giusto passare quella sensazione per imparare anche in quel momento. Io anche mi faccio questa domanda, dice Paola, la sensazione del blocco. Buongiorno Carmela. Idem, dice Laura, se ti senti bloccato significa che vuoi correre, quindi sei sulla strada giusta. Ogni tanto mi capita, vorrei fare mille cose, ma non so da dove iniziare e mi blocco. Purtroppo, troppo spesso, dice Simona. Carta e penna, ragazzi. In ognuno di noi dimorano tre demoni, soprattutto quando cominci a essere nelle tue stesse mani, come accade a chi decide di fare network marketing. Perché occhio, puoi già capire chi farà parte del 2%, se fare network marketing è una scelta e non una preferenza. Molte persone preferiscono fare network marketing, alcune scelgono di fare network marketing, ma comunque sia, in ogni caso, chi mette un piede in questa industria dove tutto dipende esclusivamente da te viene abitato da tre demoni. Ora ve li racconterò e spesso sono alla base, all'origine di quel blocco che ogni tanto s'affaccia e che ti impedisce di volare, di prendere ciò che ognuno di noi meriterebbe, cioè una vita serena, sempre in vacanza, per poter essere dove vuoi, quando vuoi, con chi vuoi, come dice l'agenda del nostro Team Tempesta, sempre con il sorriso, il mantra di Alessia, e se non ti diverti non funziona. Questa è l'agenda del 2021, ma state in campana perché stiamo per sfornare quella del prossimo anno. I tre demoni che abitano in ognuno di noi, in tutti coloro soprattutto che si sentono bloccati. Il demone numero uno, la convinzione che non saprai mai. La convinzione che non saprai imparare. La convinzione che non saprai fare. Sapete che differenza c'è fra chi studia tutta la vita e chi magari insegue la concretezza? Che la convinzione di saper studiare è facile assecondarla. Sono tutti in grado di studiare, ma sono pochi quelli che sono in grado di imparare. E quindi quando inizi a fare network marketing sei colta da questa paura, la convinzione che non saprai mai fare quello che fanno gli altri, la convinzione che non saprai mai fare una live fatta per bene, la convinzione che non saprai ispirare gli altri, la convinzione che non saprai come reagire a determinati momenti, la convinzione che non saprai ti uccide i sogni che tu dovresti coccolare e inseguire facendo network marketing. Questo è il primo dei tre demoni e, se ci pensate, è quello che in maniera latente neutralizza ogni vostro desiderio. La convinzione stupida che non saprete, la convinzione che non saprai fare, quello è un demone, è una bugia. Chi cazzo ti dice che tu non saprai fare le stesse cose che fanno gli altri? La convinzione che non saprai reggere il tuo atteggiamento. Questo è quello che dimora all'interno di ognuno di noi. Antonietta dice: io sono bloccata nel fare le live. Quando decido di farne uno, all'improvviso si blocca il dito e mio figlio categoricamente inizia a piangere come se avesse le antenne. Questo mi crea disagio e mi provoca malumore. Questa si chiama semplicemente legge di attrazione, perché hai la paura di non saperle fare. Mandi all'universo quel segnale che ti aiuta con questa tattica evitativa. Buongiorno.
Questa sensazione l'ho provata tante volte in un anno, ma l'ho sempre superata, e se dovesse capitare ancora la supererei con meno difficoltà, perché anche da quei momenti si impara. Tante idee, poi mi organizzo energie e poi arrivo che ho bisogno di riposarmi. Proprio bloccata no, ma un blocco ci sarà perché ancora non esplodo come dovrebbe essere. Sì, proprio così. Capita spesso, conosco questa sensazione, dice Maria. Ripartire sempre dal perché, buongiorno, 100 motivi per mollare, l'ho detto nelle stories, tutto quello che vuoi dall'altra parte della paura. Io ho la paura di non riuscire a trovare la strada giusta. Io sono bloccata nelle chat, nelle chiusure. Sono convinzioni che ci hanno inculcato per tanti anni. Non sei in grado, non sei la persona giusta. Questo è quello di cui molti di noi hanno sofferto nella propria vita 1.0. La convinzione che non saprai è il primo demone. Poi ce n'è un altro. Appuntatevelo. La certezza che non sarai. Io lo so che dentro il 98% di voi c'è un demone che scava dentro e che vi parla e che vi dice: ma dove cavolo vuoi andare tu? Certamente non sarai mai come loro. Certamente non sarai mai come quella. Certamente non sarai mai. Questo non è un limite, non è solo un blocco. Questa è un omicidio della propria essenza. Convincersi che tu non sarai mai. Ma chi te lo dice? La certezza che non sarai. Per questo non si attiva il tuo business. Per questo non fai contatti. Perché tu ti dici: tanto io non sarò mai. Così come ti sei detta: tanto io non saprò mai. Tanto io non sarò mai. Ma chi ti dice che tu non sarai il supereroe della tua vita e di milioni di altre persone? La certezza che tu non sarai è l'elastico che ti riporta indietro quando hai voglia di allontanarti. La certezza che non sarai è terribile, è come fustigare se stessi. È ciò che ti fa mollare, perché non inizi neanche a fare ciò che va fatto per raggiungere quel 2%, perché hai la certezza che tanto tu non sarai mai meritevole di avere quel risultato. Non sarai mai ricca, non sarai mai spigliata, ti dici, non sarò mai bella come quelle lì, visto che spesso tutto ruota attorno a questo concetto, che è una grande illusione peraltro. La certezza di non essere, di non diventare mai. Giovanna giustamente dice: noi siamo quello che ci raccontiamo, attraiamo ciò che pensiamo più spesso, noi siamo esattamente ciò che pensiamo ogni giorno. E se tu sei abitata dal demone chiamato certezza che non sarò, non lo sarai mai. Non andare a cercare altre giustificazioni del perché questo business non parte. Non è il tuo upline, non è il tuo profilo, non sono le tue foto, non sono i testi dei tuoi post che non funzionano, non è la tua connessione internet. È la tua convinzione che tu non sarai mai. È una questione di credenze. Ve lo ricordate il famoso ciclo del successo? Il ciclo del successo di cui abbiamo parlato tante volte è quello basato su ciò che tu credi, sulla potenzialità che senti di avere. Sappiate che ognuno di noi ha una potenzialità infinita. E invece c'è chi crede di non saper, che non saprà mai, chi crede che non sarà mai. E se c'hai una credenza forte o limitata, avrai delle azioni che di conseguenza saranno conseguenti. E se farai le azioni secondo la tua credenza, farai dei risultati pazzeschi. Quindi cominciare a pensare che tanto non sarò mai è come mettere subito un sasso sui propri sogni, ed è il secondo dei demoni. E poi ce n'è un terzo,
che sembra assomigliare agli altri, ma è la paura di fare. È come quando le squadre di calcio perdono le partite perché hanno paura di vincere. O meglio, accade negli sport individuali, quando i favoriti hanno tutto ciò che serve, la condizione fisica, e poi non vincono perché subentra la paura di vincere. Oppure la paura di fare. La paura di fare quel passo in più oltre la paura. Io vorrei che voi vi metteste ora davanti allo schermo. Zittiste tutto ciò che c'è attorno a voi. Se potete, mettete le cuffie. Se siete in automobile, accostate. Se siete a casa e state proiettando You Leader sul vostro televisore, fermatevi, perché vi farò vedere un minuto e 26 secondi di un video che ho diverse volte mostrato durante alcune Zoom di formazione, ma che fa sempre bene rivedere. Sapete perché faccio questi discorsi? Intanto vi do il tempo di accostare con la vettura. Sapete perché faccio questi discorsi? Perché siamo in un momento storico, almeno chi è nel nostro grande team, con la nostra azienda, in cui o la va o la spacca. In cui ti stanno dando tra le mani tutta l'opportunità, tutta la possibilità per poter diventare una persona serena, per poter cominciare ad avere i propri extra importanti, per poter cominciare ad avere le proprie soddisfazioni, per cominciare a inseguire le proprie qualifiche, i propri titoli, la propria serenità, per costruire il proprio futuro e al tempo stesso godere del presente. Mettetevi davanti allo schermo, guardate questo video e ognuno di voi cerchi di interpretarlo a modo suo e di coglierne il grande insegnamento all'interno di questo video. Guardatelo attentamente. Dare, change, osa, cambia. Perché sei qui? Perché hai messo un piede in questa industria? Perché sei qui? Perché hai scelto di percorrere questa strada che sta rendendo e ha reso molti di noi liberi? Perché sei qui? Forse perché hai avuto paura. Sei qui perché hai avuto paura che fuori di qui la tua vita sarebbe stata fatta di rassegnazione o fatta di ossessione, di sacrifici costanti per realizzare i sogni degli altri. Hai avuto paura, no? Di trascorrere tutta una vita così, no? O hai avuto paura, ora che ti arriverà un figlio, ora che stai vedendo crescere i tuoi figli, di non potergli regalare ciò che meritano?
O forse hai avuto paura di non riuscire a mettere un piatto in tavola. O hai avuto paura di essere schiacciata da quel verme di marito che vuole che tu non vada mai a lavorare, perché vuole essere lui quello che porti i pantaloni a casa. E hai avuto paura di dover affrontare tutta una vita da concubina o da donna zitta e brava e viceversa. Perché sei qui? Perché hai avuto paura che le cose non sarebbero mai cambiate. Hai avuto paura di essere definitivamente incappata nella merda. E poi che fai? Durante questo cammino, durante il network marketing, che fai? Ti blocchi perché hai paura di non saper fare. Cioè hai paura che non sarai mai. Hai paura di fare. Proprio tu, che sei qua perché hai avuto paura prima. Non puoi vincere alimentando ciò da cui fuggi. Sei fuggita dalla paura fottuta di non essere nessuno al mondo, magari. Invece vorresti contare ad essere qualcuno. Vorresti essere la persona che salva la tua famiglia. Vorresti essere la persona che magari restituisce ai propri genitori quello che ti hanno dato quando piangevi nella merda. E hai cominciato, ti sei affacciato a questa opportunità per fuggire da quella paura. Poi arrivi qua, cosa fai? Abbracci i demoni della paura. Perché dici che non saprai, perché dici che non sarai, perché dici che non farai, che hai paura di fare. Non puoi vincere e far parte di quel 2% che ce la fa alimentando ciò da cui fuggi. Avete visto quel video? C'è una soglia che superano soltanto gli incoscienti, che superano soltanto i folli, che superano soltanto coloro che hanno chiaro il loro obiettivo. C'è una soglia che varca soltanto chi ha la voglia. C'è una soglia, quella della paura, che viene varcata solo e soltanto da chi ha la voglia. Ecco spiegato perché tu non ce la farai, perché tu non ce la farai, perché tu non ce la farai, anche tu non ce la farai. Guarda, anche tu non ce la farai. Tu invece sì. E tu invece non ce la farai. Tu non ce la farai. Voi tre, voi quattro non ce la farete. Tu sì ce la farai. Perché c'è una soglia che varca soltanto chi ha voglia, chi ha la voglia. Il famoso burning desire. Ma dove cazzo volete andare se non avete quella voglia bruciante che vi fa cancellare la razionalità da quella testa bacata che c'ha ognuno di noi? Perché per superare la paura non devi pensare, devi fare. Lo avete visto quel video? Ve lo devo rimettere quel video. Avete visto che cosa si ottiene andando oltre le proprie paure? Avete visto che cosa accade cancellando la razionalità, che è la peggiore delle condanne, a vantaggio della ragionevolezza? Cosa diavolo stiamo a perdere tempo? La vita non è infinita. Cazzo, è una. E bloccarsi per la paura, la convinzione di non essere in grado, per la convinzione, la certezza che non sarai mai, bloccarsi per la paura di fare, significa dare, mangiare, alimentare quella paura da cui sei fuggita. E siccome sei fuggita da quella paura, arrivi qua, ti fai divorare dalla paura, molli e poi torni indietro a dire no, il network non funziona. No, sei tu che ti coccoli, che ti culli, ti crogioli, ti lasci abbracciare dalla voglia di non fare nulla, perché è duro combattere la propria paura. Ma è semplice combattere la propria paura. Bisogna semplicemente avere voglia. Non prendiamoci per culo. In questo business non ce la fa il più bello. In questo business non ce la fa il più ricco. In questo business non ce la fa
il più dotto, il più preparato, il più alto, il più basso, il più non ce la fa il più, ce la fa chi ha voglia di superare quel blocco. E la paura dovete essere grati e affrontarla, perché è la tua amica per vincere le sfide. Perché se non hai una soglia da voler superare, vuol dire che non hai voglia di combattere. E devi ringraziarla, la paura. Perché combattere contro la paura è quello che ti fa vincere. Chi non si muove non si rende conto delle catene che ha. Spezza le catene delle paure. Spezzale. Spezzale chiedendoti: ciò che farò oggi è produttivo per la mia felicità? Tu che hai paura di fare quel follow up, che hai paura di andare a scrivere a quella persona che ti aveva tolto del tempo perché voleva tutte le spiegazioni e poi è scomparsa nel nulla, di cosa hai paura? Di andarle a chiedere: amica, mi hai chiesto delle informazioni, mi hai tolto del tempo, sono stata gentile e poi sei scomparsa. Perché non lo fate? Avete paura? La vita vi ha schiaffeggiato e bastonato così tanto? Che cosa sarà mai un no? Che cosa sarà mai una non risposta? La vita ci ha schiaffeggiato infinite volte. E che c'è? Adesso avete paura di un no? Avete paura di buttare mesi di lavoro? Perché questo accade nel network, eh? Che devi fare e disfare, fare, vincere, cambiare e adattarti. Che hai paura di fare questo? Per 3-4 anni, dopodiché puoi diventare libero col network marketing, puoi cominciare a generare la tua leadership dopo 3-4 anni. Di questo hai paura? Di questi 3-4 anni di lavoro? Perché le persone non credono alle cazzate che dicono i networker professionisti, ma credono che andranno in pensione. Di che cosa hai paura? Del fucking price che devi pagare per far parte di quel 2%? O del dover pagare un fucking price tutta la vita per realizzare i sogni degli altri, arrivare al tuo ultimo giorno dicendo: caspita, quanta vita mi è sfuggita dalle mani semplicemente per la paura. Riflettiamo su questo, tra pochissimi istanti torniamo qui e vi racconto il contest che vi darà modo di prendere parte al corso gratuito sul network e comunicazione, soltanto tra pochissimi istanti. Allora, come annunciato ieri, lancerò ora un contest che consentirà a 10/15, ma proprio, guardate, proprio non è detto, diciamo 10, a 10 di voi di partecipare ad un corso gratuito su network e comunicazione. Chi vi parla ha alle spalle oltre 16 anni di attività giornalistica, con una iscrizione all'albo dei professionisti. Ho lavorato per anni in televisione, in radio, ho creato, ho fatto tutto ciò che ha a che fare con la comunicazione, ha rappresentato il mio pane quotidiano, che pensavo mi potesse salvare per dare un futuro, una serenità alla mia famiglia. Ma la cosa straordinaria è che tutto quel talento è servito e servirà per questa avventura nel network marketing. Quindi tutto ciò che ho imparato, che continuo a imparare e che rende straordinaria questo binomio network e comunicazione, ve lo trasferirò in un corso gratuito fatto di 3 lezioni riservate solo e soltanto a 10 persone /15 se dovessero esserci certe condizioni. Ecco come partecipare a questo contest, perché è insindacabile
Giudizio di Alessia Napolitano Tempesta, saranno scelte queste persone fra coloro che sono tre requisiti. Uno, fra coloro che condivideranno questa live. Condividere questa live sul proprio profilo Facebook è il primo requisito. Due, accompagnate la condivisione con un testo in cui scrivete perché seguite YouLeader. Ecco perché seguo YouLeader, questa è la traccia. Perché è bene che ognuno vada a scavare sul perché ogni santa mattina è qua davanti alle 8:45 a sentire quest'uomo col ciuffo, a godere di questa community pazzesca di cui si parla in Europa e non solo. Terzo requisito, l'hashtag YouLeader. Mettete l'hashtag YouLeader. Le 10 persone o qualcuno in più che condivideranno questa live, che scriveranno un bel testo pregno di sostanza, di trasporto, di emozione e di non finzione, accompagnando tutto questo all'hashtag YouLeader, 10 persone o qualcuno in più potrà partecipare al corso gratuito. Sono tre lezioni su network e comunicazione per imparare a essere sereni durante le live, per imparare a scrivere poche parole che siano incisive, che vadano al target, all'obiettivo, per sviluppare il proprio mindset e capire cosa serve per avere, ispirare e ottenere la fiducia da parte degli altri. Tutto questo deve accadere entro la giornata di oggi, quindi entro mezzanotte avete modo di condividere questa live, scrivere il testo accompagnato a questa condivisione sul perché vi piace seguire YouLeader e mettendo rigorosamente l'hashtag YouLeader. Dovesse esserci anche un errore di digitazione in questo hashtag, non possiamo andare a pescare sicuramente tra questi post. Io voglio ringraziarvi, chiudiamo, sono 9:30, non sono andato a leggere i vostri commenti, vi invito ad andare a leggere i vostri commenti, a supportarvi, a condividere, fate le storie, raccontate l'esperienza che ogni mattina viviamo tutti insieme e soprattutto non fatevi divorare dalla paura, non fatevi divorare dalla paura, perché quello è l'energia di chi vi vorrebbe in ginocchio ancora una volta. È l'energia negativa di chi non vi vorrebbe mai vedere splendere. E invece ognuno di noi merita di splendere e di essere di ispirazione per tante altre persone. Grazie a tutti. Appuntamento oggi pomeriggio alle 16:45 con YouLeader Romania. Per quanto ci riguarda, ci vedremo invece domani alle 8:45. Grazie a tutti, buon proseguimento di giornata, ciao e grazie. Yeah.